realtà, se giochiamo a carta, forbice e pietra, il vincitore si aggiudicherà una grande piscina e 1000 euro! Chi perde riceve una piscina piccola 10 euro! Forza, andiamo! Pietra, sasso, carta, forbice! Ho una piscina costosa! Ok, credo che non sia un problema. Vediamo ora quali sono le piscine in arrivo. Questa intera piscina è mia! E ho 1000 euro da spendere! Organizzerò una grande festa! Comprerò palloni, materassi gonfiabili, cibo, bevande e mi divertirò un mondo! Ragazzi, che diavolo è questo? Guardate che piscina mi hanno dato! Riesco a malapena a entrare qui dentro! Cosa ci farò? Questa è una piscina per un bambino piccolo! Ragazzi, io qui non ci sto! Come farò a nuotare qui dentro? Non è giusto! Questo è davvero ingiusto, ragazzi! Ragazzi, ho comprato 1000 palline con i miei soldi! E le getterò tutte in piscina! Inoltre, ragazzi, con questi soldi ho comprato un sacco di materassi gonfiabili. Quello è il mio unicorno e posso galleggiarci sopra quanto voglio. Ed ecco la mia pizza, ragazzi. Ho un po' di fame, ma mangerò più tardi. Ah, e qui, ragazzi, ho un fericottero. Posso dormirci sopra. Ah, e questa è la mia barca. Sarò io il capitano. Inoltre, ragazzi, ho una ciambella e un'anguria. E voi quale preferite, la ciambella o l'anguria? A me piacciono tutti perché stasera c'è una festa e ho i soldi. Ho anche questo castello gonfiabile. Hoppa. E soprattutto ho uno scivolo gonfiabile. Mettiamolo dentro. Sono pronto a fare festa. Ora aspettiamo i nostri amici. Andiamo a fare una nuotata sulla pizza. Ragazzi, c'è un problema. Non c'è acqua nella mia piscina. Devo chiedere un po' al Dimon. Dimon, dammi dell'acqua. Sì, Stassi, prendi dell'acqua, ma non troppa. Non dimenticarti che io sono ricco e tu sei povero. Ok, Dimon, ok. Certo, come no, ne prenderò quanto mi serve per la mia piscina. E chiamerò i miei amici, così ci divertiremo. Credo che i veri amici verranno da me. Chi se ne importa dei soldi di Dimon? Tutti gli amici verranno da me. A few moments later. Oh, ciao Raffaello. Oh, ciao, come stai? Va? Siete venuti a trovare me? Da me siete venuti, amici miei. Ragazzi, che ne dite? Andiamo nella piscina di Stas o quella di Dimon? Do Dimon, veramente, sì. Do Dimon. Ragazzi, voi siete i miei amici. Dove andate? Perché da Dimon? Ma che piscina è? Così piccola. Guarda che piscina che ha Dimon. Andiamo a fare una nuotata, sì, eh? Andiamo! Sì, forza! Che figo! Come va, Stas? Sei invidioso? Guarda che piscina che ho, guarda che compagnia che ho! Non sono amici, sono dei ratti! Mi hanno tradito per denaro, che tu hai un po' più di me! Io sto bene nella mia piscina e non sono affatto geloso! Ok, Stas, come vuoi tu? Ora vado a divertirmi alla mia festa! Oh, alla nostra festa! Blah! Solo gelarmi, ragazzi! E non dimenticate di iscrivervi per essere come me, Raffario! Solo gelarmi! E la vita è una cosa fantastica! Ragazzi, una festa senza musica, questo è inaccettabile! Ho portato una cassa! La festa continua con la musica! Andiamo! Oh, amici, guardatemi, io qui ci sto a malapena, ma farò la mia festa ugualmente. Io quelli non li invidio, non li invidio affatto. Siete pronti, ragazzi? Sì, 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 andiamo. È una truffa, ragazzi. Ragazzi, io sono il re e questo è il mio castello. Cosa stai facendo, eh? Faccio quello che voglio, perdente, invidioso. Sei geloso perché mi diverto più di te. 1, 2, 3. La vita è bella, ragazzi. Sono l'esercito GL. Ragazzi, ok, forse sono un po' geloso, ma ora mi farò un cocktail. In realtà sarà acqua, ma dirò a tutti che è un vero cocktail, perché non ho molti soldi. Avevo solo 10 euro, capite, ragazzi? Che cocktail delizioso. Non siate le gelosi, ragazzi. Stanno rotolando giù per lo scivolo. Forza, ragazzi, forza. Sono Raffario! Ah! Uno, fantastico! 2, 3! Sì,
sì, fantastico. Ah, festa, festa. Rottalo giù per lo scivolo. Anch'io lo scivolo, ragazzi. Questo l'ho comprato usato per solo 5 euro. 5 euro per la piscina, 5 euro per questo. E i miei soldi sono finiti. Adesso lo farò anch'io. Si romperà. Ragazzi, il mio scivolo si è rotto. Che sfigata. Brutto scivolo. Mi siedo in piscina da solo. Mi rinfresco in altro modo. Ragazzi, Stas si sta schizzando da solo. Dai, aiutiamolo. Andiamo. Fermatevi. Basta, fermatevi, basta, fermatevi. Basta. Cosa siete, uomini o animali? Fondamentalmente, Stas, siamo tutte persone animali. Vi odio tutti, smettetela, vermi. Allora, ragazzi, propongo di fare una sfida. Adesso chi si tufferà meglio vincerà 100 euro! Oh, fico, ragazzi, ci sto! Sì, ci sto! Fantastico, grande! Bravo! Andiamo! Ragazzi, siete pronti? Sì, pronti! E anch'io sono pronto, Dimon, farò un tuffo anch'io! Sì, Stas, fai un tuffo anche tu nella tua piscina! Ok, va bene, mi tuffo nella mia piscina, però così posso colpire la testa, perciò farò il tuffo in modo diverso, guardate! Oh, ho vinto! Ci puoi scommettere! Allora, ragazzi, salto per primo, andiamo! Grande! Salta! Ora io uno, tre! Ragazzi, scrivete nei commenti chi pensate che sia il miglior tuffatore. Io gli darò 100 euro! Ho vinto, ragazzi! Scrivete nei commenti che ho vinto io. Non vi dispiace per me? Sono seduto in una piscina piccola, non ho compagnia, non ho nulla. Scrivete che ho vinto. 1 hour later. Ragazzi, ho un'altra sfida per voi. Chi vince la sfida vince il mio cocktail. Io! Dai, Tibia, qual è la sfida, Prendete ora questi due spadoni. Starete nella mia piccola piscina e dovrete fare della scherma. Chi uscirà dalla piscina perderà. Chi vince si aggiudica il mio delizioso cocktail. Sì, ci sto, sì. Adesso inizia la battaglia per il mio cocktail, ora! Andiamo! Sì! Grande Odisseo, hai vinto il mio cocktail! Dalloma, fammi bere! Buono, buono! Un cocktail... Cosa diavolo hai fatto? Perché? È solo acqua, non è un cocktail! Sei proprio un po' di broglione! Non ti piace il mio cocktail? Allora ciao! Volete andare contro Stas Papa, Volete mettervi contro Stas Papa, No! Nessuno si mette contro Stas Papa! Volevo fare questa sfida e farvi ridere un po'. E voi tutti mi prendete in giro, non piaccio a nessuno. A few minutes later. Ragazzi, andiamo a bere la Coca-Cola. Quindi, sì. Vieni. Prendi. Grazie. Prendi questo. Grazie. Attenzione! Perché lanci le palle, Date anche a me una Coca-Cola! Avido! Anch'io ho sete! Ho sete! Aiutatemi! Ok! Va bene! Stas vuole una Coca-Cola! Io dico, ragazzi, facciamogli uno scherzo! Ottima idea! Sì, ragazzi, ottima idea! Forza, agitiamola! In modo che quando l'aprirà ci sarà un'esplosione! Fantastico! Ottimo! Andiamo a dare questa Coca-Cola a Stas! Sto arrivando! Ecco, Stas, tieni, fratello, prendi la Coca-Cola! Oh, Dimon, sei il mio miglior fratello. Grazie mille per la Coca-Cola. Adesso la bevo. Sì. Stas ha fatto un bagno nella Coca-Cola. Non è affatto divertente, Dimon. Tu sei un truffatore. Tu sei in assoluto il peggior fratello del mondo. Sì, Stas, hai ragione. Sono il peggior fratello, ma io sono ricco. Ciao. Sì, molto divertente.
Ragazzi, volete mangiare una pizza? Sì! Ragazzi, per tutti noi ho ordinato una pizza! Pizza! La vita è bella! Sì, anch'io voglio la pizza! E tu stasera vai a comprare una pizza con i tuoi soldi? Ah, dimenticavo, non ne hai! Non siete affatto giusti! Non siete affatto giusti! Che bello! Allora, ragazzi, mangiamo la pizza! Ragazzi, vi supplico, vi imploro, vi sto davvero implorando di darmi una pizza. Ho fame, mi fa male la pancia e non mi sento bene. Per favore, voglio la pizza. Perché non gli diamo una pizza? Mi dispiace per il ragazzo. Ah, Raffaello, va bene. Ecco, Stas, questa pizza è per te, tieni. Dai, Raffaello, dammi quella pizza. Forza, forza, forza. La pizza, tenete tutti nei traditori, non gioco più con voi, non vi piacete, basta, non vi sopporto, basta, vado via da qua, non gioco più con voi. Ragazzi, Stas ha perso, ma credo che abbiamo esagerato. La festa continua. Oggi i ragazzi saranno in una prigione piccola e le ragazze in una prigione grande. Chi uscirà per primo dalla prigione vincerà 1000 euro, amici. Iniziamo. Sì, ma noi siamo in una prigione piccola, non è giusto? Simon, siamo ragazzi, siamo duri e forti, li faremo a pezzi. Sì, sono d'accordo. Siamo ragazze, ma siamo più intelligenti di voi. Esattamente, useremo il nostro ingegno e ce ne andremo per prime. Dai, Raffaello, inizia da noi, ragazzi. No, facciamo passare prima le ragazze, cominciamo, andiamo. Sì, chissà cosa otterremo. Piccone! Forte! Ecco a voi, ragazze! Prego! Grazie, Raffaello! Andiamo! Dai, Maria, dai! Oh mio Dio, è così difficile, Chris! Dai, più forte, così! Maria, fallo provare anche a me! Certo, Chris, ecco qua! Ecco, tocca a me! Raffaello, dai, tocca a noi, forza! Sì, certo, andiamo! Speriamo di ottenere qualcosa di buono! Piede di porco! Sì! Daccelo! Amici, con un piede di porco possiamo distruggere un sacco di roba! Ecco a voi! Dai, da qui! Forza! Lascia a me! Faccio io! Lo faccio io! Lo rompo io! Ok, va bene! Faccio da solo! Forza! Simon, dai, cosa stai facendo? Ok, dai, provaci tu. Buon, ecco. Dai, colpisci. Ragazze, il vostro tempo è scaduto. Iniziamo il prossimo round. Andiamo. Forza, Raffaello, andiamo. Giriamo. Stas, già stanco, dai, dammelo, dalla me. Prendi. Oh, un coltello, ragazze. È un bene o un male per noi, Chris? Non lo so, credo che sia un bene. A dire il vero, ci siamo esercitati a tagliare patate, carote e altro. Spero che ci riusciremo. Sì, siamo ragazze, sappiamo cucinare. Sì. Dai, Raffaello, portalo. Con molta attenzione, ragazze. Ok. Chris, io penso che possiamo affilare le nostre unghie. Che ne pensi? Fammi vedere. Diamo un'occhiata. Proviamo a tagliare il muro ora, amici. Sì, forza, iniziamo. Ottimo, stai facendo buon lavoro e abbiamo appena iniziato. Oh, è fantastico. Molto bene. Senti, Chris, se continuiamo così usciremo molto velocemente. Lascia che provi anch'io, ora tocca a me. Chris, non ce la farai, è inutile. Perché è inutile? Tanto non sai tagliare. Dai, non ce la farai, non ce la farai. Il vostro tempo è scaduto, datemi il piede di porco e iniziamo il prossimo round. Forza. Oh, ragazzi, avete un tagliabulloni! Oh, sì! Perfetto, un tagliabulloni, ora possiamo rompere di più! Tagliabulloni, ecco a voi! Oh, bene, inizio io! Perché ancora tu e non io? Perché è un lavoro da uomini e io sono un uomo! E cosa vuoi dire con questo, eh? Niente, solo che comincio io sono Stas papà, io sono forte, okay, tu sei intelligente! Dai, forza ragazzi, siete pronti? Andiamo, adesso rompiamo tutto! Oh, allora come state? Noi graziamo i nostri nomi sul muro, Raffaello. Guarda qui, Maria e
Chris. Oh, beh, allora, il tempo è già scaduto. Datemi il coltello. Prendilo. Iniziamo il prossimo round. Ragazze, ottenete il fuoco. Fuoco? Cosa facciamo con il fuoco? Attenzione, tenetelo. Sì. Abbiamo paura. Anch'io ho paura. Io lo spengo e voi lo accendete da sole. Andiamo, tenete. Non possiamo fare a meno del fuoco. Io ho paura del fuoco. Oddio. Dai Maria, vuoi farcela così, forza. Oh mio Dio, bruceremo qui dentro con te. Guardate cosa stanno facendo i ragazzi adesso. Guardate quanto si stanno impegnando per vincere questa sfida. E voi potete aiutarli a farlo. Sosteneteli, mettete mi piace e iscrivetevi amici, perché i ragazzi stanno facendo di tutto per voi. Iscrivetevi e mettete mi piace. Bene amici, andiamo. Wow 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 wow, wow, wow. Il vostro tempo è scaduto ragazzi. Basta così, basta. Finalmente abbiamo rotto molto, ma amici non riusciamo a respirare qui dentro. Andiamo. Ragazzi, avete l'ascia. Wow, terzo strumento utile. Sì, sì, vinceremo di sicuro. Ora Dimone è il momento di vincere 1000 euro. E le ragazze perderanno. Ragazze perdenti, le ragazze sono loser. Oh, eccolo, ecco, eccolo voi. Forza, andiamo. Forza, andiamo, lascia fare a me. Di nuovo? Sì. Dai, dai, ancora. Forza, forza, ecco, dai, guarda. Oh, 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 ragazze, basta così, il vostro tempo è scaduto, datemelo. Finalmente la fare, non potevamo più andare avanti. È molto pericoloso, dai, vediamo cosa vi aspetta adesso. Vorrei che io tenessimo un rossetto per esempio, perché Chris, e il tuo rossetto si è già cancellato. Sì, ho lo smalto per le unghie perché anche le mie unghie sono rovinate. Sì, vorrei dare una rinfrescata alle mie. Ragazzi, ottenete dei guantoni da box. Ma chi dice da fare? Volevamo il rossetto e lo smalto e abbiamo ottenuto i guantoni da box. Ecco qua. Cavolo, che ne facciamo di questi, Chris? Non ne ho idea, aspetta, prima li mettiamo. Guardate amici, ho già rotto molti strati e mi rimane un ultimo strato. E farò un buco e... E amici, vedete, stiamo per vincere, ragazzi, sono in vantaggio. Perché non si rompe? Ho visto un video su TikTok ed era molto più facile. Inoltre, sì, perché non ci hanno dato le guantoni rosa? Quelle rosse non si abbinano se vestiti. No, li voglio viola. Io voglio il rosa. Simon, vai avanti tu, mi sto stancando. Forza, 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 vado avanti io per te. Bene, 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 più forte, Simon. Bravo, bravo, bravo. Amici, vedete? Stiamo per vincere. Ragazzi, andiamo. Ragazzi, avanti. Ragazzi, il vostro tempo è scaduto, purtroppo. Sì, prendi, prendi. Qualcosa di buono? Beh, non lo so, ma di sicuro avrete qualcosa. Avete la testa. Oh, Stas, questo è quello che fa per te. Perché io, Dimon? Perché hai la testa vuota, non hai cervello. Ecco perché lo siamo qui. Ok, ok, hai ragione, sono un po' stupido. Andiamo, andiamo. Fa male. Amici, mi gira la testa, mi è venuta un'idea. Metterò fuori la testa. Opa, amici, guardate. Oh, 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 siamo molto vicini alla vittoria. Forza Maria, dobbiamo farcela. Dai, dai. Brava. Ce ne andiamo da qui stasera. Ragazze, il vostro tempo è scaduto. Per favore, ridatemelo. Ora che sono diventato brava, Rafario. Questo è un problema vostro. Noi iniziamo il prossimo round. Andiamo. Forza, vai, 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 vai. Forza, 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 forza. Sì, sì, ok. Ottimo lavoro. Ottimo, ragazze. Il Martechi. Davvero? Davvero? Ora ce la farei sicuro? Sì. Ascoltate, non colpite da questa parte, ma da questa parte. È un piccolo trucco. Ah. Non siamo così stupide come pensi, Raffaeo. Lo sapeva anche senza di lui. Andiamo. Hai ragione Maria, continua a farlo, distruggiamo questo muro! Amici, ho fatto un buco del muro!
bene, amici, iniziamo il prossimo round. Vediamo cosa ottenete adesso. Basta che non sia di nuovo la testa. Basta che non ci siano forbici. Cosa? Anguria. Cosa facciamo con l'anguria qui, amici? Mangiare l'anguria? E come ci aiuterà? Dobbiamo andarcene da qui. Forse c'è qualche strumento segreto nell'anguria. Oh, tu pensi? Forse. Vediamo, eccolo lì, sta arrivando. Oh. Attenzione, è un'anguria magica. Dammi, opa. Limon, cosa facciamo? La spacchiamo. Lanciala. Tasso l'anguria è inutile. Non ci aiuta affatto, è solo una truffa. Limon, credo che tu abbia ragione. È inutile. Limon, guarda. L'abbiamo distrutta, vero? Prendila, recuperiamo un po' di forza. Sì, mangiala. È così buona. Sono pazzi. Ragazze, il vostro tempo è scaduto. Datemi il martello. Adesso. A te. E iniziamo il prossimo round. Prime. Bevanda energetica Prime, ragazzi. Oh, siamo ci sono proprio una bevanda energetica. Sì, sto già morendo, qui non ce la faccio ecco più. Ecco a voi. Ecco, Chris, prendi quella rosa. Te lo grazie concedo. Mille, volevo proprio quella rosa. Diamo un'occhiata. Proprio quello che serve, amici. Ora accendiamo la carica. Ottimo, ma ora che abbiamo bevuto tutto, Chris, come facciamo ad abbattere il muro? Con le bottiglie? Certo che no, Maria. Saremo carichi di energia per il prossimo round. Ha senso, sì, hai ragione. Vedi? Ragazzi. Dai, Raffario. Passiamo al prossimo turno. Vediamo cosa avrete adesso. Qualcosa di buono, abbiamo già un enorme buco, un'altra possibilità e siamo fuori. Sì, abbiamo mangiato, abbiamo energia, andiamo. La pala, ragazzi. È incredibile. Ecco, hop, andiamo. Ok, amici, adesso vedrete forza, cosa fa. Colpisci. Ancora più forte. Dai, ancora. Dai, ci sono quasi. Ecco, guardate. No, ancora un altro po' e vinceremo. Dai, colpisci ancora. Raffaele, abbiamo bevuto dei prime, siamo pronte. Sì, nessun problema. Iniziamo il prossimo giro. Via. Andiamo. Ash, ragazze. Dai, è preso per fantasia. Grazie, Raffaele. Dai, Chris, puoi farcela. E iniziamo. Così. Così, ecco così qua. Adesso basta, ecco. basta riesci ad uscire? Andiamo. Forza Dai, spingi Forza. Esci, dai, forza, esci Amici, guardate come stiamo andando. Ma ancora un po' usciremo. Sì, finalmente. Sì, forza, più forte. Dobbiamo uscire da qui. Ho fatto del mio meglio. Dai, esci. Ecco, sbrigati, amico. Dai, sì. Abbiamo vinto. Dammi la grana, Raffario. Abbiamo vinto. Mi piace la grana, sì. Forza, ciao ragazzi. Odisseo, guarda quanti giochi da tavolo ci sono. Odisseo, stai attento per favore. Sì, ma non ho fatto nulla. Hai visto? Che cos'è? La seconda staccata l'è caduta. Cos'è? Sì. E ancora una. Oh mio Dio. Cos'è successo? Non lo so. Odisseo, cos'è successo alla luce? Odisseo, perché la peggia? Si smette di nuovo. C'è qualcosa che non va qui, Odisseo. Andiamo. Amici, qui c'è un fantasma. Andiamo a recuperare tutta la storia. Corri, veloce. Fermo! Odisseo, la macchina è stregata, corri! Andiamo!
20 minutes later. Raffario, Raffario, abbiamo una notizia per te. Cosa c'è che non fa, ragazzi? Cosa volete da me? Raffario, eravamo a bla bla ed era infestata da un fantasma, Raffario. Che facciamo? È sicuramente infestato perché le luci sono spente in continuazione, come fanno sempre i fantasmi. E lì, dove stavamo scegliendo giocattoli, all'improvviso giocattoli hanno iniziato a cadere, così, dal ragazzi, nulla. Ragazzi, è molto pericoloso, è sicuramente una bella cosa perché stiamo per aprire un'agenzia di acchiappa fantasmi. Adesso troviamo qui tutto quello che ci serve, amici, tutto l'equipaggiamento e andiamo, andiamo. Sei pazzo, Raffario? Raffario sa quello che fa, non fate mai gli affari con Raffario, mai e poi mai. Se lo dico io così sì, sarà. Sì, sono generali. Andiamo. Andiamo. Ragazzi, allora, ragazzi, qui... perché state urlando così tanto, Timon, stiamo iniziando una nuova attività. Saremo a chiappa fantasmi. Fantasmi? Cosa stai dicendo? Sei pazzo? I fantasmi non esistono, sei certo normale. Certo che esistono, Timon. Timon, forse hai paura. Cosa? Non ho paura dei fantasmi perché non esistono, ovviamente. Timon, sappi che i fantasmi prendono per prima i corpi di coloro che li temono. Vero, Timon, è per questo che bisogna stare attenti. No, non ho nessuna paura, quindi non succederà nulla. Sì, certo. Ho appena ordinato tutto, sarà pronto entro sera, lo porteranno qui. Fino alla sera? Perché andiamo lì di sera? Che differenza fa, Timon? Tu non hai paura? Timon, di sera, perché la sera è il miglior momento per trovare fantasmi. E voi ragazzi, credete nei fantasmi? Se sì, scrivete un commento qui sotto, ok? Amici, iscrivetevi se non avete paura dei fantasmi. 2 hours later. Siamo pronti! Prendiamo i fantasmi e facciamoli a pezzi! Ok! Possiamo non andare affatto? Non preoccuparti, Raffario sa quello che fa! Sì! Timon, smettila di avere paura! Non è una bella cosa! Non ho paura! Sono un uomo intelligente! Siamo pronti, amici! Andiamo! Fantasmi, arriviamo! Aiuto! Siamo pronti! Oh mio Dio! Timon, tu non vieni con noi? No, Odisseo, perché i fantasmi non esistono? Mi siedo qui! Oh sì, perché tu sei un codardo! Vai via, noob, vai via! Siamo entrati in bla bla e ora, amici, siamo pronti per la guerra! Amici, abbiamo tutto l'equipaggiamento che ci serve! Abbiamo questo dispositivo ferma fantasma. E questo strumento, ragazzi, li fa innervosire. E quando i fantasmi sono stanchi e infastiditi, premiamo questo pulsante. Così vengono risoggetti all'interno e i fantasmi rimangono chiusi lì dentro per sempre. Allora andiamo là. Raffario, cos'è questa schifezza? Sai cos'è? No, Raffario, ma è qualcosa di spaventoso. È il sangue dei fantasmi. No, aspetta, aspetta, aspetta! Era uno scherzo, ragazzi! È solo sangue. Raffario, non è divertente quello che stai facendo. Noi siamo qui a cercare fantasmi e tu fai questo. Concentrati un po'. Non preoccuparti mai e poi mai. Non scherzare con Raffario. Amici, vi dirò la verità. Niente di tutto questo è vero. Per fortuna sono tutto qui a rilassarmi. Non ho ancora bisogno di uscire a cercare fantasmi. Chi altro crede a tutto questo? Oh, oh! Oh mio Dio, cos'è successo? Oh mio Dio! Amici, cos'è successo? Sembra che ci siano i fantasmi! Dopotutto esistono! Oh. Devo scappare! Presto! Oh. 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 Dove sono gli altri? Ragazzi, presto, aiuto! Sto per perdere la testa! Cosa stai facendo? Che stai facendo, Timon? Ci hai spaventato? Fantasmi, fantasmi! Ho visto dei fantasmi! Cosa hai esattamente visto? Un fantasma è salito in macchina! Ha iniziato a barcollare, ha iniziato a suonare il clacson e io sono corso qui! Timon, su questo tablet c'è un programma per cercare fantasmi, ecco! Lo so, Raffario, sono io che l'ho installato! Ok, ora suggerisco di dividerci per trovare i fantasmi più velocemente, ok? Cosa stai dicendo? Sei impazzito! Sono venuto qui per non restare da solo e ora mi dici di separarci? Cavolo, Timon! Ho di nuovo paura! Ma che razza di codardo sei? Sarò sincero!
sincero, non è una buona idea, ma hai ragione. Dovremmo dividerci, ragazzi. Dove andiamo? Io vado lì. Vado da quella parte. Andiamo. E io vado di lì. Oh, dove siete, fantasmi? Per favore, non fatemi del male, ok? No, ok, non c'è nessuno. Ragazzi, io devo trovare il posto più sicuro in questo edificio solo per sopravvivere, ok? Vado a cercarlo. Ah, fantasmi, dove siete? Io vi mangio. Oh, che cos'è? Un costume da fantasma? Amici, farò uno scherzo a Raffario. Mi vendicherò perché lui prima ha spaventato me. Bene che siamo insieme per ora. Sì, sì, Odisseo, andiamo, andiamo. Vieni, non ho paura di nulla, Odisseo, vieni. Raffario, aiutami! È uno scherzo, fratello! Fai più attenzione, la prossima volta potrei ucciderti. Non si scherza con Raffario, non si scherza con me, mai e poi mai. Sappi questo, Stas, che non è un gioco. Dai, Raffario, calmati, ho fatto uno scherzo, proprio come tu ne hai fatto uno prima. Concentriamoci, troviamo questi fantasmi e chiudiamo questa storia. Sì, sì, concentriamoci un po', forza. Dai, toglilo, andiamo. Bene, bene, Dimon, ce la puoi fare, sei in vantaggio. Dimon, puoi farcela, sei in vantaggio. Compagni, credo che questo sia il posto più sicuro per me. E ho un'idea, farò il nascondiglio qui. Guardate cosa ho trovato, sale. E come sapete, i fantasmi hanno paura del sale. Quindi lo metterò qui per proteggermi. E ho anche delle candele con me. Le candele sono molto protettive contro gli spiriti maligni e i fantasmi. E così, amici, sarò doppiamente protetto. Forza, facciamo la nostra protezione. Bene, ci siamo. Ecco. Odisseo, sai cosa? Dobbiamo dividerci. Tu vai a destra e io a sinistra. Va bene. Andiamo. Ah, fantasma, dove sei? Non ho paura di niente, sappilo. Ah, oh, bene, bene, ecco. Un giocattolino. Vuoi fare un gioco con me? Una partita? Io non ho paura di niente, dove sei? Ah. Oh! Ragazzi, non vedo niente, nessun fantasma. Forse tutto quello che è successo allora ce lo siamo sognato con Odisseo? Oppure siamo pazzi, ragazzi, non so, sono deluso. Non credo che neanche gli altri abbiano trovato niente, niente. Lascio tutto, non mi interessa, vado in bagno al piano di sotto e cosa faccio? Non c'è niente, comunque ragazzi, tutte stronzate. Oh mio Dio! Cos'è quello che vedo? È un vero fantasma! Bene, amici, ho finito il mio cerchio di sale e ora accendo le candele. Perché, amici, come vi ho detto, le candele scacciano i fantasmi. Questo mi aiuta sicuramente. Ottimo, amici, ora sono protetto e sono molto tranquillo. Lo dico sinceramente che mi ha aiutato molto. Mi rilasserò, mi siederò e vedrò cosa succederà. Odisseo, Odisseo, c'era un fantasma! Stas, c'erano due maghi che mi seguivano. Restiamo uniti, meglio che separati. Sì, Odisseo, dobbiamo restare insieme. Ma ho perso la mia pistola. L'ho lasciata là perché ero sicuro che non fosse vero. Ne ero sicuro anch'io, ma dov'è Raffario? Non lo so, Odisseo, l'ultima volta che l'ho visto è stato quando ti ho spaventato. E cosa aspettiamo? Dai, su! Hai ragione, Odisseo, hai ragione. Andiamo, Odisseo, ma dove andiamo? Da quella parte. Andiamo. Ah, amici, le luci lampeggiano! Credo che sia arrivato un fantasma! Per fortuna ho le mie candele, il mio sale per proteggermi! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, cosa sta succedendo qui dentro? Ehi, Odisseo, fermati! La mia arma! E lì c'era il fantasma da qualche parte! Ma dobbiamo tornare là per trovare Raffario, ok? Andiamo! Andiamo! Dimon!
Oh, amici, la mia squadra mi sta cercando. Non so, vado ad aiutarli? Vado a vedere cosa vogliono o no? Se esco dal cerchio correrò un rischio. So che sarà così, ma sono un uomo d'onore. Ce la farò, sono sicuro che posso farcela. Ragazzi, sto venendo da voi, ragazzi. Oh! Ah, che bel robot. Fammi vedere. Oh, che bel giocattolo. No. Nefario, Odisseo, oh mio Dio. Odisseo, qualcuno lo tiene. Andiamo ad aiutarlo, andiamo ad aiutarlo. Nefario, cos'è successo? Nefario. Sono trattenuto da una forza invisibile. Cosa potrebbe essere? Aiutami, Stas, aiutami. Non così scemo, spara meglio con la tua arma. Cosa stai facendo? Andiamo, presto. Odisseo, dammi l'arma. Prendilo, spara, prendilo. Spara. L'altro braccio. Nefario, alzati. Stai bene, amico mio? Grazie mille, amici. Solo gelarmi. Cavolo, ragazzi! Dov'è la testa di Dimon? È vero, Dimon! Nefario, alzati, alzati, alzati! Dimon! 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 Dove sei, Dimon? Dimon! Dimon! Dimon, 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 Dimon! Dove sei stato tutto questo tempo, Dimon? Andiamo via, Dimon! No, non voglio andarmene, questa è la mia casa. Cosa dici, Dimon? È la tua casa? Non capisco, cosa vuol dire? Voglio che tu rimanga qui con me a giocare per tutta la vita. Cos'è questo? Vedo qualcosa qui. Mio Dio, Dimon, che cos'è? Che cos'è? Ragazzi, è stato perseguitato. Apri la trappola, Odisseo. Stas, spara! Il fantasma è stato intrappolato! Dimon, mio Dio, come stai? Io sto bene, ragazzi! Cos'è successo? Dimon, ti abbiamo appena salvato! Eri posseduto da un fantasma! Oh mio Dio, che cos'è? Sangue, lascia! Non toccarlo!